Attenzione, prima di procedere con la visione del video volevo scusarmi con voi. All'interno c'è un errore di numerazione, ma i giochi presentati saranno 8, come scritto da titolo. Buona visione! Salve a tutti carissimi utenti youtubers, chi di voi ha avuto questo? Io no, l'ho recuperato adesso, e questo pure. Ma tutti voi adesso avete la possibilità di giocare i titoli del Game Boy Advance su emulatore. Insomma, Google Play mette a disposizione emulatori gratuiti e a pagamento. Io per esempio uso il My Boy Free e potete avere una sfilza di titoli del vostro Game Boy Advance all'interno del vostro smartphone. Andiamo subito al dunque. Allora, voglio analizzare 7 titoli, non di più perché sono gli indispensabili, che tutti dovreste avere nel vostro Game Boy o nel vostro smartphone. Titoli indispensabili, belli come non mai, classici senza tempo. Alla posizione numero 7, Kirby and the Amazing Mirror. Un platform fantastico a scorrimento 2D, con una grafica davvero colorata, fluida, morbida, oserei dire. Parliamo di Kirby, certo è morbidissimo, voglio dire. Il gioco è figo, a parte che Kirby tutti quelli che assorbe mangiandoli li trasforma in poteri. Già questa è una figata atomica, è proprio bellissimo. E poi l'ambientazione è curatissima, i livelli sono variegati, la difficoltà, cazzo, non è da poco. Uno di quei giochi impegnativi che non si vedono molto spesso al giorno d'oggi. Posizione numero 6, che è classicone, forse il videogioco con la grafica più alta su Game Boy Advance, non a caso uno di quelli che occupa di più, forse quello che occupa di più in assoluto, Kingdom Hearts Chains of Memories. Prende le redini della saga originale, quindi Kingdom Hearts 1, e li trasporta su Game Boy Advance con un continuo che poi venne fatto per PS2 chiamato Re-Chains of Memories. Ma parliamo di questo, una grafica stupenda, parliamo sempre di Game Boy Advance, fluidità al massimo, le meccaniche di gioco rispettate e tutti i personaggi caratterizzati davvero davvero bene. Quindi ve lo consiglio ad occhi chiusi perché i mondi sono variegati ed è un gioco fantastico, solo che a un certo punto diventa bello tosto, parecchio difficile. Alla posizione numero 5, must have Crash Bandicoot XS e Crash Bandicoot 2 Entranced. Ma ve li consiglierei un po' tutti i Crash Bandicoot, soprattutto questi, tranne i Fusion che fanno cagare. Prendete Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 1 per PSX, quindi PS1, e trasportateli su Game Boy Advance. Cambia un po' la grafica, ma vi assicuro che hanno rispettato tutte le meccaniche. Questa cosa mi fa un sacco di piacere, perché vedere che in pochi bit puoi giocare sul tuo cellulare o appunto sul Game Boy questi titoli è fantastico, perché sono dei titoli che non passo mai, non lo so, sono sempre freschi, ecco. Quindi un Crash Bandicoot che davvero si rinnova e che forse potenzialmente ha avuto più dignità su Game Boy Advance che sugli innumerevoli sequel di quella merda di Universal e Sierra che hanno fatto su PS2, tranne il Twin Sanity, che ovviamente si salva da tutto questo pattume. Quindi l'ultimo barlume di dignità, ma sempre perché è stato palesemente copiato e ispirato a quelli per PSX, sono i titoli per Game Boy Advance. Ve li consiglio a occhi chiusi, giocate illimitate ma difficoltà parecchio alta. Posizione numero 2, Metroid Zero Mission. E qui già la cosa si fa fibricitante perché è un titolo fantastico. Non è che se ne siano visti tantissimi su Nintendo GameCube e Nintendo Wii, ma c'è da dire che su Game Boy Advance abbiamo ripristinata la vecchia sensazione di giocare a un Metroid, precisamente quello per SNES, che era già un titolone, ma qui migliorato e semplificato nelle meccaniche. Metroid Zero Mission è forse il miglior titolo di Metroid su Game Boy Advance, una specie di platform adventure in 2D con una bellissima grafica anche qui e una scorrevolezza magnifica, tanti upgrade, tanti nemici, tante ambientazioni, insomma un gameplay variegato. Ovviamente tutto quello che può fare Samus verrà rispecchiato anche in un titolo porting come questo, con i razzi, il fatto di potersi pallottolare. Ve lo consiglio ad occhi chiusi, anche se non raggiunge il primo posto, perché secondo me dopo un po' comincia a mancare qualcosa e non è pienamente soddisfacente come titolo. Posizione numero 1, sono stato parecchio combattuto perché ci sono due titoli in particolare che amo. Partiamo dal primo, che onestamente è una droga, quasi una tortura, perché vorrei a volte staccarmi ma devo livellare. Castlevania Eye of Sorrow, tutti a cagarsi Symphony of the Night, ma ragazzi, Eye of Sorrow è sottovalutato e riprende gran parte delle meccaniche di Symphony of the Night. Ho rivisto molto di Symphony of the Night in Eye of Sorrow. Il protagonista è Soma Cruz, personaggio che verrà anche ripreso in un sequel per Nintendo DS. Un gioco che ha tutti gli upgrade che si possono vedere in un Castlevania, delle animazioni fantastiche per quanto riguarda i boss, ogni dettaglio è curato. Vi giuro, io non so come definirlo se non una versione più leggera ma pienamente soddisfacente di Symphony of the Night. E qui non è che avessi molto da dire, perché se su Game Boy mi fai qualcosa di così perfetto, da questo
questo punto di vista, c'è ben poco da dire. C'è un rivale che anche lui si piazza al primo posto, è strano, sono combattuto, quindi lo lascerò decidere a voi nei commenti se tra questi due giochi ne trovate uno che effettivamente vale più dell'altro. Wario Land 4. E qui ragazzi, cazzo, Wario. Ma quale Super Mario? Dico, con Wario abbiamo già detto tutto. Personaggio spavaldo, davvero figo, con un gameplay variegatissimo, le spallate, anche lui si appallottola. Ma la cosa che più ho amato a volte è sfruttare gli attacchi dei nemici, come per esempio le api, per gonfiarsi e raggiungere nuove aree. Cioè, questa cosa è fighissima. Cioè, Miyamoto è stato il game designer fantastico, perché andare a sfruttare gli attacchi dei nemici a tuo favore è una cosa bellissima. Diventare grasso e quindi sfondare i pavimenti, raggiungere ulteriori aree. Poi c'è questa sorta di warp room alla Crash Bandicoot, dove tu selezioni i vari mondi, quindi vedere questa variegatura del gameplay l'ho amata. Di questo gioco ne parlo davvero davvero bene, ve lo consiglio ad occhi chiusi, più di titoli precedenti per Game Boy Color e simili. Wario Land 4 per Game Boy Advance è il massimo. Quindi ragazzi, il video finisce qui, ditemi cosa ne pensate. Io questi titoli li ho amati tutti, ve li consiglio ad occhi chiusi. Non stai forse dimenticando qualcosa? 7 videogiochi, che numero imperfetto quasi. 8 videogiochi, e non è meglio chiudere con l'ottavo? Ah, tra l'altro io sono un anime fan, manco da tantissimo nel canale, ma puoi recuperare le puntate in questo canale appunto di Anime Fan Saga, ma questa è un'altra storia. Clonoa o Clonoa? Empire of Dreams, un platform per Game Boy Advance con una grafica eccelsa, ovviamente in giapponese, Nameko! Della Namco, sì, ed è fighissimo perché è un platform con vari livelli, con tutte le ambientazioni fighe, e poi ci sono i power up e Clonoa sbatte le ali. Io non sono bravissimo con le recensioni, ma sto cercando di rendere l'idea. Vi divertirete un mondo e non vi annoierete. È un gioco che sa sempre stupire e soprattutto, wow, non sembra roba da Game Boy Advance. Cioè, Clonoa è sempre stato un gioco fighissimo, ma portato su Game Boy Advance pensavo perdesse dello smalto, invece rende che è una bomba. Giocate questo gioco perché vi terrà impegnati molte ore e vi soddisferà sempre. Ogni livello è sfaccettato e vi dovrete sempre di più arrovellare il capo per andare fino in fondo. Quindi mi raccomando, Clonoa Empire of Dreams, ottavo gioco. Perché? Perché l'ho deciso io, e noi ci vediamo presto con le nuove puntate di Anime Fan Saga. All'inizio farete difficoltà a riconoscermi, e noi ci vediamo al prossimo video. Allora devi assolutamente recuperarti l'ultimo video uscito, i 3 migliori aggiornamenti per app smartphone. Lo vuoi sapere quali sono i migliori giochi per smartphone, no? O quelli con i migliori aggiornamenti? Ecco, guarda, facci un pensiero. Tutto questo l'ho apprezzato perché, seppur semplice come aggiornamento, ha arricchito di tanto un gioco che consiglio a tutti ad occhi chiusi, che non stanca mai e che si può giocare ovunque.